Buongiorno a tutti, sono Teresa Romeo, sono una ricercatrice dell'ISPRA afferente al Dipartimento Bio, all'area BioCit. Lavoro presso il laboratorio ISPRA di Milazzo. Il perché della mia partecipazione a questo progetto di alternanza scuola-lavoro e soprattutto il perché del titolo: I rifiuti marini, la plastica in mare, gli effetti sull'ecosistema. L'idea proprio del progetto nasce dal fatto che la problematica dei rifiuti marini oggi è attualissima ed è sempre più ricorrente anche a livello internazionale, nazionale e locale. E sicuramente è necessario che affinché i decisori, che siano Stato, Governo, Regioni o Comuni, possano dare delle indicazioni sulla gestione di questi rifiuti, far sì che dal basso, comunque dai giovani alla gente comune, agli studenti, ci sia una percezione della problematica e quindi un loro coinvolgimento su come gestire il problema. E proprio per questo motivo, diciamo, riuscire ad avviare questo progetto di alternanza scuola-lavoro potrebbe essere una grande opportunità per i giovani di contestualizzare, diciamo, anche le loro attività future in maniera più indirizzata. Comincio a parlare della famosa isola di plastica in questa presentazione, perché forse è quella che conosciamo un po' tutti relativa alla problematica dei rifiuti marini. La scoperta del cosiddetto Great Pacific Garbage Patch. Oggi purtroppo, diciamo, sono entrate nell'uso comune anche le definizioni in inglese, per cui magari è proprio meglio conosciuto come il Great Pacific Garbage Patch. Di cosa si tratta? Si tratta di una vastissima area nell'Oceano Pacifico che fu scoperta dal comandante che guidava in una spedizione, diciamo in una gara col suo catamarano, la sua imbarcazione La Guida. E che a un certo punto andò a bloccarsi proprio dentro questo enorme groviglio di spazzatura di qualsiasi tipo. E da lì, mi riferisco, diciamo, tutto avvenne intorno alla fine degli anni del 96, quando proprio Charles Moore, il comandante di questa guida, scoprì questo grosso problema, e da lì cominciarono tutta una serie di ricerche o comunque di allarmi intorno a queste famose isole di spazzatura. Qui potete vedere, oltre ai giant del Nord Pacifico, anche quelli dell'Oceano Indiano, dell'Atlantico, ma purtroppo, ahimè, anche il Mediterraneo è fortemente coinvolto da questa problematica del marine litter. Ad oggi, ultimi lavori stimano che circa 62 milioni di macrolitter si trovano nella superficie e nel nostro mare. E come facciamo a riconoscere che cosa si intende per i rifiuti marini? Bene, i rifiuti marini possono essere di varia natura. Ci sono quelli che sono facilmente visibili a tutti noi, che sono quelli che troviamo sulle spiagge o a galla mentre nuotiamo, o ancora rifiuti, diciamo, molto ingombranti, che anche a chi fa attività diciamo, di swimming o comunque ricreative sott'acqua può andare a trovare. Io, diciamo, che incentrerò questo progetto, le lezioni di questo progetto attraverso delle lezioni che si svolgeranno sia presso il laboratorio di Milazzo sia sul campo, proprio per cercare di dare le migliori informazioni conoscitive e anche le eventuali mitigazioni a quella che può essere la problematica dei rifiuti marini. Quindi, proprio per questo, darò una prima descrizione sulle tipologie dei rifiuti. Rifiuti che magari non sono noti a tutti, ma soltanto al compartimento, diciamo, legato al mondo della pesca, quindi ai pescatori, e sono tutti rifiuti che generalmente nel corso delle attività di pesca vengono pescati dai pescatori stessi e, ahimè, rigettati in mare, in quanto non c'è un sistema di raccolta a delle imbarcazioni, la legislazione in corso non permette di portare questi rifiuti a terra senza particolari procedure, per cui purtroppo tutti questi rifiuti pescati vanno nuovamente ributtati in mare. Ci sono ancora dei rifiuti invisibili, nel senso che un normale cittadino, come può essere anche uno studente, o come può essere anche molti del settore, diciamo, di coloro che prendono poi le decisioni anche a livello locale di gestione,
frazione di rifiuti che non conoscono, cioè i famosi rifiuti che io li ho chiamati invisibili. In realtà si parla spesso di reti fantasma o ghost net, sono per lo più attrezzi da pesca che vengono abbandonati nel corso delle attività di pesca per vari motivi. Abbandonati o persi perché chi li sta utilizzando con attività di pesca illegale, per cui non conosce bene il fondale e va a lavorare su fondali molto aspri, per cui una rete può essere persa, così come un palangana. O ancora attrezzi da pesca che si possono perdere nelle normali operazioni di pesca e che non è più facile recuperare. Tutti attrezzi che sicuramente persi nell'ambiente vanno a creare un impatto sull'ecosistema. E ci sono ancora altre tipologie di rifiuti marini, che sono quei cosiddetti rifiuti che vanno ad impigliarsi, diciamo, quindi a creare un problema agli organismi marini. Qua, diciamo, alcune immagini di capodogli che vengono avvolti, la cui coda viene avvolta da reti come tartarughe, ma anche mante, e ahimè anche uccelli, che nel loro, diciamo, percorso comunque possono andare a incappare degli attrezzi che sono abbandonati in superficie e quindi questo ti porta alla morte. C'è ancora un'altra frazione di rifiuti che non tutti vediamo e che sono i rifiuti che vengono ingeriti dagli animali, quindi tutta una serie di rifiuti che si trovano nell'ambiente marino. Per vari motivi vengono assimilati, diciamo, mangiati dall'organismo. Questa che metto qui è un'immagine che è molto nota, l'ho presa da internet, comunque di un uccello che è stato analizzato nel famoso garbage del Pacifico, in cui all'interno del suo stomaco c'era tutta una serie di rifiuti. Diciamo che sono stati ingeriti dall'animale, ma non è soltanto legato a quelle zone. In Mediterraneo ci sono in corso tantissimi studi che abbiamo svolto anche presso il nostro laboratorio, in cui la plastica si trova anche in specie ittiche di elevato valore commerciale, quali possono essere il tonno, il pesce spada, la lucida. Ancora un'altra tipologia di rifiuti, che è quella, diciamo, più comune, che è quella che fondamentalmente è visibile all'occhio di tutti, sono i rifiuti nelle spiagge, il cosiddetto beach litter. E ahimè, la percentuale più elevata di rifiuti sulla spiaggia è composta e costituita da plastica, che siano tappi di bottiglie, buste, ma anche contenitori di detersivo e altro. Ci sono anche altre tipologie di rifiuti, vabbè, dal polistirolo ai tappi di metallo, di vario tipo, però purtroppo la plastica rappresenta la percentuale più alta. Cosa faremo, ecco, nel corso delle attività, oltre che dare queste indicazioni più dettagliate sulle tipologie di rifiuti? Faremo un'attività sul campo, proprio per mostrare agli studenti che cosa viene fatto per mitigare o comunque per studiare l'impatto dei rifiuti marini nell'ecosistema e soprattutto far capire loro come poter intervenire per ridurre la presenza di questi rifiuti marini. Quindi, diciamo che dopo una prima indicazione sull'attività che verrà fatta, prepareremo il materiale da portare in spiaggia e faremo un censimento delle tipologie dei rifiuti in spiaggia, monitorando quindi il famoso beach litter. Io ho visualizzato, diciamo, questa attività in quella che oggi è uno dei principali obiettivi della comunità europea, ma anche dello Stato italiano, il regolamento della strategia marina 2008 del 2008-56, che dà tutta una serie di indicazioni affinché entro il 2020 si raggiunga il Mediterraneo il traguardo, il GES, il Good Environmental Status, ovvero un buon traguardo ambientale. All'interno della strategia marina ci sono tantissimi target e indicatori, e quello del Marine Litter è un descrittore, che è il descrittore B10 Marine Litter. Qua ci sono delle definizioni, vabbè, su cui non mi soffermo, ma poi sarà argomento che tratteremo con degli studenti. E l'obiettivo della strategia marina è quello di far sì che entro il 2020 tende a diminuire il numero di quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e nella colonna d'acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare. E inoltre è decrescente la tendenza nella quantità di rifiuti ingeriti dagli animali marini e sono ridotte delle lacune conoscitive sull'origine, lo stato e la composizione di questi rifiuti. Per fare questo, quindi sono stati avviati dei piani di monitoraggio.
tra questi uno è quello proprio di monitorare il beach litter in tutte le regioni italiane, in tutte le aree costiere. A svolgere questo monitoraggio sono le ARPA locali e praticamente a queste applicano dei protocolli di monitoraggio che sono stati condivisi tra ISPRA e il Ministero dell'Ambiente, per cui, diciamo, scelte le spiagge, si vanno a misurare, diciamo, determinate spiagge. Questa è la lunghezza della spiaggia che viene monitorata, che è di 100 metri all'incirca. Quindi si fanno dei transetti lungo la spiaggia e si compila una scheda identificativa della spiaggia con le coordinate, la tipologia di spiaggia. Dopodiché, passeggiando sulla spiaggia in tutta quest'area individuata, si vanno a individuare le varie categorie di rifiuti che sono inserite nei piani di monitoraggio. Io qui ne ho messe solo alcune, in realtà in totale sono 59 le categorie di rifiuti che vengono indicate e quindi censite nell'ambito di questi piani. Sicuramente questa attività potrà essere da una parte un buon esercizio per gli studenti di conoscere nell'area in cui vivono quanto i rifiuti marini possono impattare sulle spiagge e anche renderli partecipi di quelle che sono delle strategie di paese su come affrontare la problematica. In laboratorio invece verranno svolte altre attività, quindi applicheremo le varie metodologie di identificazione delle plastiche all'interno dei contenuti stomacali di specie ittiche attraverso la dissezione degli animali. Qui vabbè c'è la foto di una spigola, in realtà lavoreremo su altre specie, la triglia, il nasello, il gattuccio, acciughe, altre specie, comunque quelle che troveremo o fresche nelle giornate in cui i ragazzi verranno a fare laboratorio o comunque disponibili in laboratorio per essere lavorati. Quindi gli studenti verranno forniti di 3 microscopi, quindi a gruppi. Noi abbiamo un gruppo di 7 studenti e ognuno potrà provvedere a fare la dissezione degli animali e prendere, diciamo, tutta la parte dello stomaco e dell'intestino e poi cercare diciamo, sotto la lente di ingrandimento del microscopio, l'eventuale presenza di plastiche di varie tipologie, perché diciamo, ecco, le plastiche che si possono trovare all'interno di contenuti stomacali possono essere piccole microplastiche o microplastiche più grandi o mesoplastiche. Quindi noi comunque lavoriamo su una dimensione che va dai 5 mm a salire, ecco, non facciamo le plastiche al di sotto dei 5 mm, perché diciamo al momento il nostro target è legato a questa tipologia di microplastiche. Questo è un esempio di specie mesopelagiche, queste sono specie che migrano nella colonna d'acqua, in cui all'interno abbiamo trovato anche qui frazioni di microplastiche. Analizzeremo anche i contenuti stomacali di tonno, pesce, spade alla lunga. Un recente lavoro che abbiamo pubblicato proprio ha evidenziato la presenza di queste plastiche all'interno degli stomaci di questi animali. E quindi con tante domande che emergono, perché il pesce va a mangiare le microplastiche, se va direttamente a cercarle. Ma purtroppo, ahimè, per lo più si tratta sempre di un'alimentazione involontaria, nel senso che i grossi predatori che nel momento in cui vanno a mangiare aprono la bocca, indirettamente con l'acqua che viene inglobata prendono anche tutta la plastica che c'è presente, comunque i rifiuti che sono presenti in mare. Un'altra attività che svolgeremo, quindi diciamo, utilizzeremo vari tipi di microscopi in modo da far vedere anche, di far conoscere un po' di strumentazione agli studenti, e osserveremo le plastiche trovate, se trovate, o comunque altre plastiche che abbiamo, diciamo, raccolto noi al microscopio, per far vedere, diciamo, scusate, per far vedere agli studenti, ecco, come viene misurata una plastica, la tipologia e via dicendo. Non è un'attività che riusciremo a fare qui perché al momento non abbiamo lo strumento, ma molte di queste plastiche verranno poi mandate per fare le analisi dei polimeri, quindi vedere che tipo di composizione ha la plastica ritrovata all'interno del contenuto stomacale. Un'altra delle attività che vorrei far fare agli studenti è quello di far vedere loro come monitorare i rifiuti marini abbandonati sul mare. Quindi loro avranno la possibilità di vedere tutta una serie di informazioni raccolte durante campagne esplorative con ROV, dove sono state, diciamo, registrate immagini
nel corso delle attività in cui c'è presenza di attrezzi abbandonati. Quindi faremo una sorta di database dove verranno segnate la tipologia di attrezzi che vedranno abbandonati sul fondo. Per lo più qua in questa foto ci sono dei palangari, ci sono delle reti tramaglio impigliate in cui si vedono qui i sugheri, o ancora questi sono dei massi che vengono abbandonati nel corso di attività specifiche di pesca con i gannizzi e via dicendo. Quindi affronteremo poi anche qui che tipo di danno e come possono impattare questi attrezzi sul fondo marino e soprattutto sull'ecosistema. E poi in conclusione, diciamo, io spero che queste attività siano anche da stimolo per gli studenti perché comunque riescono a fare proprie quello, tutte le informazioni che hanno acquisito e cercare di capire intanto la percezione della problematica dei rifiuti marini e fare una sorta di esercizio su eventuali soluzioni da proporre per poter mitigare l'impatto, perché spesso, diciamo, se non si ha il supporto dei decisori locali, dei comuni sulla gestione di queste plastiche, diciamo, il percorso è veramente difficile. Valuterò poi, vabbè, verrà valutato poi il contributo degli studenti che hanno dato agli obiettivi di monitoraggio e cercherò di far fare loro un confronto tra i dati che hanno raccolto loro e quelli che stanno raccogliendo le ARPA nelle varie spiagge diciamo, della Sicilia. Faremo una sorta di programmazione di attività sul medio e lungo termine, sperando che comunque questi progetti di alternanza scuola-lavoro possano essere possano proseguire anche negli anni successivi. In un recente convegno tenutosi a Roma, proprio sul Marine Litter, c'è stata la richiesta di molti insegnanti di questi progetti di alternanza scuola-lavoro proprio su questa tematica. Quindi io spero che l'ISPRA possa continuare su questo percorso. E poi, diciamo, un altro aspetto che mi piacerebbe trattare con loro è, diciamo, fornire alcune indicazioni su quali sono le possibilità di occupazione per i giovani anche in questa tematica. Ora qui ho voluto mettere un'immagine di un'opera d'arte fatta nell'ambito di un progetto europeo Arlisco, dove appunto tanti artisti hanno diciamo, con i rifiuti riciclati fatto delle opere d'arte e comunque ci sono anche tanti concorsi che sono stati avviati da varie associazioni, Mare Vivo, Legambiente, su come poter riciclare in maniera immediata la plastica sulla spiaggia e via dicendo. Per cui spero che anche con altre scuole, dico, mi riferisco anche alle scuole magari artistiche, che in queste prime fasi non sono state coinvolte perché comunque solo l'avvio adesso ai progetti di alternanza, dobbiamo riuscire anche a contestualizzarli in quelle che sono le reali problematiche del nostro ambiente. Io avrei finito, spero di essere stata abbastanza esaustiva su quello che sarà l'organizzazione del programma del progetto. Grazie.